Io prima però volevo chiedere scusa a Mario se non riusciremo a interpretare pienamente il suo pensiero e i suoi sentimenti. Spero che ci scuserà. Voglio raccontare quanti eri puriti e felici. Voglio dire, insomma, che la generazione che al posto della bistecca, della sfoglia, della banana, si è svezzata con l'opinela. De quella generazione che nell'albero di Natale, al posto dei giocattoli da 100.000 lire e le bustarelle piene di quadrini, ci trovavano il domele e l'arancia, dentro un calzetto della nonna, tutto rinacciato ma con la punta rifatta a nuovo. E invece dell'onde della Kawasaki c'aveva il cariolo coi cuscinetti. La generazione che al posto dei quattro pari di calzoni c'aveva un paro di calzoni con quattro pezze, donde il culo e donde i ginocchi. E invece del libretto delle poste c'aveva due libretti, quella della tessera del pa e quella dei buffi dentro la bottega. Roba da lì pro cuore. Tutta roba vera. Roba che le generazioni di oggi non sanno neanche cos'è. Io me lo ricordo. Ma però bisogna dire che ancora noi altri ci avevamo la droga. Non ci credevi? Proprio così. Ce la preparava Barba Nera. E la ricordi tutti? Sì, Poveta, la vecchia di Barba Nera? No? Lì alla domenica mattina preparava tutte le dose per noi altri. Sta droga la piami prima di andare dentro alla messa. Era quella cardatina e le farine del castagnaccio. E ce li cambi tutto d'un fiato, prima e dopo la messa, e ci sporcavi tutto il vestito. Col vestito che aveva portato tuo padre, tuo fratello più grande e che tua madre aveva già girato quattro volte. Mia altri ci aveva il credo di Don Giorgio, bedini ai genitori e combattenti contro la fame. Era il tempo del cirulì, delle figurine, del caporale con le palline in mezzo alla strada, è il tempo della stela, della sternefola, delle bandiere e dei cappuccetti. Le ragazzette saltavano la corda e giocavano una settimana sopra i marciapiedi. Col tempo bello che la sera stavano fuori al fresco a due metri dal porto di casa, e loro, le madri nostre, alla sera erano stracche ma contente perché ancora quel giorno avevano mangiato. E quando la Madonna era arrivata al Pinocchio, calavi giù da quel campanile che era il più suonato delle campane. Ma però eri soddisfatto perché Emilio, quel simpatico giocatore che era, e il tagliostra nostro, ti diceva: bravo, hai scampanato bene. E ti sentivi orgoglioso e ti hai guadagnato il posto per l'anno dopo. Voglio limitare a dire solo l'essenziale. Vi ricordate, Don Giorgio ci ha voluto bene a tutti. Lui le carezze non ce le faceva con la mante alla testa, ce le faceva col bastone nero e nudoso, in te le gambe che te faceva vedere stelle. Ma se non piavi con la bastonata, si vede che non te voleva bene. Per questo vi dico che ha voluto bene a tutti, perché nessuno si è salvato da quel bastone. Per lui quello era il modo di dire: ve voglio bene. Quanto si arrabbiava Poretto, quanto col palo gli andava di sotto dal campetto e gli rovinava l'orto, e quando gli piava di brutto ci faceva lasciar andare. E poi ci diceva: dammo due calcetti ragazzi, e allora gli altri che erano tutti lì pronti, perché il sapevi che il suo era un fuoco di paia, via giù un'altra volta fino a che non calava il sole. Non erimi mai stracchi. Dentro la panza ci avevi poco niente, ma la fame non la sentimi. Non la sentimi più perché ci avevi fatto l'abitudine. Sapeva che i genitori nostri ci avevano da sbacinare un bel po' per farci trovare qualcosa da mangiare in cima al tavolino alla sera. E lui per la giornata intera ci doveva fare da padre e da madre. Questo si capisce solo adesso, ragazzi. Lui aveva insomma la responsabilità di tenerci buoni, ma non perché eri cattivi, capirai, cioè contentarmi della rigolizia e do fare su mente quando se potevano comprare, se no ci facevi una ciucciata dei fiori di acaci
e la magnata dei capelletti delle frate. Quella era la merenda nostra. E sapemi, e non fiatami. Inutile andare a casa per la merenda, non c'era. La macchina, la moto, non erano manco i sogni nostri. In Ancona non ci siamo andati prima dei 20 anni o giù di lì. Perciò sto cinema la domenica sera per noi altri era una cosa straordinaria. Con 5 lire te piavi 3 caramelle, te piavi pure 10 lire di sumente, c'erano le ragazze tutte accompagnate dai genitori e perciò te facevi la cerettina più lunga della settimana. Da quelle 2 ore che durava il cinema ti sentivi un re.